Buongiorno, buonasera a tutti. Buongiorno. Ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao, Giacomo, come state? Raccontaci cosa hai fatto nell'ultima mezz'ora a questo punto. Giacomo? No. Giacomo? Sì, ci sente la solita gag che fa finta di non sentirci. Eccolo qua. Ormai è diventato scontato. Lo vediamo anche gigante. Guarda, sta cercando anche di non ridere. Ottimo, doti da attore, devo dire. Sì, ma sì. No, se ci sei. No, addirittura ha tolto l'audio lui direttamente. No, cioè, no. Direttamente, cioè. Credo abbia un problema. Più di uno. Panozzo? Niente, vabbè, dai. Vabbè. Aspettiamo che ritorni. Come sai che sta facendo? Sta schioccando le dita. Batti le mani, schiocca le dita. Panozzo, ma davvero senti? Ma sì, raga, non sta scherzando. Sì, sta scherzando. Non ci vuol dire cosa ha fatto l'ultima mezz'ora, vabbè. Lo possiamo immaginare. Sicuramente ha mangiato. No, 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 ha mangiato. Sai che lui mangia di nascosto prima di iniziare. Vale, ma perché hai le luci rosa tu in faccia? Le voglio anch'io. Sì, in realtà sono tipo rosa e azzurra insieme, tipo la ring light che si alterna con i colori. Allora okay. Poi mandami il link perché devo comprare la nuova ring light, non so quali cose. E voglio le luci rosa e blu. I colori... Mi sentite? Ora sì, ti sentiamo. Sì, sentiamo. Ora ti sentiamo. Sì. No, è mezz'ora che ti sentiamo. Cosa hai fatto nell'ultima mezz'ora, Giacomo? Zero proprio. E tu così non esatto. Dire cose strane che siamo live, è partita la live. Cioè io fuori dal mondo, neanche saperlo che eravamo live. Ottimo. No, perfetto. Capito niente. Ciao, buonasera, ciao a tutti. Buonasera. No, buonasera. Le luci di Valentina si legano un po' al titolo di questa sera, no? Che è un Beh, po' sì. Sesso, like, rock and roll. Che è questo termine endiatri, no? Che vuol dire poi alla fine l'unione di tre cose che danno piacere, anche se in realtà noi questa sera piacere parliamo un po' di quelli che sono degli atteggiamenti o dei comportamenti dei giovani oggigiorno, no? Perché il primo argomento è il sesso, quindi l'educazione sessuale, quanto viene a mancare a scuola e quanto in realtà ne sanno i giovani di sesso, i like inteso proprio come il condizionamento che noi abbiamo rivolto a quelle che sono delle dipendenze, no? Perché poi il like ormai è diventato una dipendenza, come tante altre, ma è una realtà. E rock and roll forse questa anche voglia di essere liberi per noi stessi e di trovare anche, ultimamente c'era la giornata legata alle passioni e alle attitudini, e quindi quanto è difficile, no, in un mondo come quello di oggi, soprattutto tornando al discorso della scuola o di quello che può essere la formazione, essere liberi di essere se stessi. E quindi iniziamo a... perché ridi Valentina? Dimmi no, perché stavo facendo casino e Marco mi ha mutato. Mi ha mandato un segnale così, io, sta ferma, giuro. Parliamo di educazione sessuale, no? Voi quando andavate a scuola, parliamo di medie superiori, no? Immagino che il sesso, voglio dire, fosse un argomento già dai 12-13 anni, è una cosa che insomma se ne parla, si conosce. Ma chi vi ha parlato di sesso? Chi vi ha dato delle informazioni? Tra amici oppure qualche adulto? Com'è andata? Noi alle superiori facevamo una bellissima cosa che si chiamava peer education, educazione tra pari. Era molto figo perché quando noi eravamo in prima o in seconda superiore, i ragazzi di quarto o di quinta venivano e ci parlavano di droghe e di sesso. E quindi era molto, molto interessante perché veniva fatto tra di noi e quindi senza insegnanti né niente si chiacchierava. Un mio compagno di classe è svenuto quando ha visto una vulva. No. È andata così, povero. Ciao Matteo. Seriamente. Forti emozioni. Sì, avevano delle stampe e le hanno passate e hanno detto: ragazzi, questa è una vulva. Matteo, poverino, era vicino a me, non ce l'ha fatta. Quanti anni aveva, scusa Giacomo? 14. Salutiamo Matteo.
Sì, ha fatto la stessa cosa quando la nostra insegnante di chimica ci ha portato il cuore di una mucca. Le Ah, ecco, scuole ok. in Trentino. Comunque questo mi ha fatto pensare una cosa, cioè il tuo compagno di classe è svenuto dopo aver visto una vulva a 14 anni, mentre invece a volte la perdono molto prima la verginità. La si perde Le molto, molto vulve prima. In o i compagni? generale si perde prima la verginità. No, non si perdono vulve, si perde la verginità. Ah, ok. Il suo compagno evidentemente non l'aveva ancora persa, Può magari l'ha essere. persa il mese O magari dopo. l'ha persa così. Esatto. Non aveva visto niente, ho detto, oddio, cosa ho fatto? Grazie a Jack X che si è riabbonato per altri 3 mesi. Si vede dallo stemma d'oro, sì, d'argento, giusto, Marco? Lo stemma d'argento No, allora, lo stemma d'argento in realtà sono 2 mesi, lo stemma d'oro sono 3. è. Ah, ok. Però, Top. grazie. Grazie, Jack. Invece a te chi è che ha parlato di sesso le prime volte? A chi hai A chi? chiesto? Marco, Marco, Ah, Marco. oddio, sai che non ho memoria. Allora, mi ricordo che in terza media ci avevano fatto una giornata di educazione sessuale. Era arrivata tipo una. Adesso non mi ricordo se era una dottoressa o proprio ginecologa. Sento un'ambulanza, Ma scusate, sono venuti a prendermi, no? Ok. Chi è che c'ha No, sono l'ambulanza a io. casa? Ok. Ci avevano fatto educazione sessuale, sì, una giornata, ci avevano spiegato l'utilizzo del preservativo, determinate parti dell'organo, insomma, riproduttivo femminile, però nulla di più. In realtà tutto quello che ho imparato, l'ho imparato, come si dice, in Non mi modo... spingerei oltre, No, in basta. modo... Ho Ok, autoappreso, cioè, come si dice, in modo autodidatta. vabbè, autodidatta. organico, insomma, come si Sì, dice sì. la crescita organica. Ho capito. Sì. Giusy, invece. Io ho un aneddoto pseudo divertente, perché allora, come ricordi a scuola, o ho rimosso oppure non me ne hanno mai parlato se non nelle lezioni di scienze, quando si fa, diciamo, tutto il corpo umano. Non ricordo laboratorio o cose di questo tipo, né alle medie né alle superiori. Però alle elementari mi ricordo che trovai un libro nella libreria sull'educazione sessuale, ma era tipo di mia sorella, quindi era tipo un libro degli anni Ottanta, dove se l'ha spiegato tutto, ma veramente tutto. E io trovai questo libro, ma era per bambini, per ragazzi, e lo portai alla mia amichetta e dice: "Ma tu guarda, guarda che cosa c'è qua!" E niente, ci sgamò sua madre in macchina, dice: "Ah, che bel libro che hai!" E niente, io ero rossa totalmente in quel momento e niente, mi sentivo come se avevo fatto una figuraccia quando in realtà non avevo fatto niente di male. Però ecco, così ho imparato il tutto. Niente, questo è il mio aneddoto. Camilla, tu invece? Ma nel mio caso principalmente libri e amici, nel Non senso so se che ne posso guardare parlavamo Poeta Live parecchio con in la S realtà perché era parola. un argomento che ci incuriosiva. Purtroppo a scuola è mancata veramente tanto, l'educazione sessuale non è mai stata fatta se non qualche volta qualche professore che tentava di parlarci di questa cosa, ma ovviamente con poco successo perché poi non erano dei programmi strutturati, fatti, pensati per parlare di queste cose con i ragazzi, quindi principalmente tramite questi canali. Scusate, mi sono un Vale, po'. tu? Io in realtà ho ricordi un po' vaghi, però anche io dovrei aver fatto una serie di incontri simili a quelli di Giacomo, ma non tra studenti, ma con proprio esperti, quindi magari psicologi e altre figure di questo tipo. Vedi, in Lombardia erano già avanti comunque, perché Sì, davvero. è vero, perché hanno fatto un sacco di test, hanno fatto del. Infatti, io ho questi ricordi negli ultimi, insomma, 20 anni che ci sono stati dei tentativi per portare l'educazione sessuale. Sono stati anche bacchettati per questo, perché dicevano che era inutile, non serviva. Nuzzo, tu fumetti, cosa facevi? No, 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 quali fumetti? No, io in realtà, allora, ricordo Fumetti. anch'io in maniera molto vaga che ci fu una lezione di educazione sessuale, ma proprio buttata lì completamente a caso, una volta sola, forse in terza media o seconda media, comunque eravamo già grandicelli e quindi sai, tutta la situazione che si crea, le
e quindi è stato un fallimento. Però gli argomenti li ho conosciuti in realtà perché se ne parlava, ne parlavano gli amici, se ne parlava in classe. In realtà poi c'è stato anche io un aneddoto particolare, perché mi ricordo che forse in quinta elementare c'era questo nostro compagno di classe che veniva considerato un po' il più sveglio rispetto a tutti gli altri, e un giorno eravamo in gita, ha visto che c'era per terra un preservativo e si è messo a dire: ma lo sapete a che serve questo? No, è una cosa proprio strana, per gusti sessuali strani, serve andare un sapore diverso a... E tipo, lui non è che l'ha presentato come un qualcosa di utile, come protezione, no, lui ce l'ha raccontata come la cosa usata da quasi a livelli perversi per gustare in modo diverso, vabbè, comunque avete capito. E quindi noi in realtà per tipo un anno abbiamo avuto questa credenza, poi ovviamente si è tutto sistemato, però purtroppo non c'è stata una guida da parte di qualcuno, di qualche esperto, tutto se ne è parlato così in classe tra compagni. No, ma io credo che sia per questo importante, anche alle medie dell'educazione sessuale, in realtà qualcosina già alle medie l'avevamo fatta. Giacomo, aumenta un po' il gain del microfono. Allora, gain lo dice qualcun altro. Oh, si chiama così, che vuoi? Non si chiama così. Ma perché aumenta il guadagno? Hanno eliminato un messaggio di Tizio in Incognito. Perché glielo devo perché dire. Tizio in Incognito, non puoi scrivere in maiuscolo. Scrivi come tutti in minuscolo. E poi grazie a Sassa che si è abbonata per 4 mesi di seguito. Ok, fantastico. Io non ce la faccio più. Tizio vuole scrivere in caps. No, no. Mo' ti devi abituare. Questa live serve per farti abituare a scrivere in minuscolo. Soprattutto le nuove generazioni reputano boomer chi scrive con le maiuscole, giusto? La prima lettera maiuscola. Con la prima. Con la capital letter. Quindi giustamente l'italiano non è più... Ah, quindi io sono boomer. Sì. Sì, Giussi. No, però rispetto ai nostri tempi, no? Il sesso se ne parla prima, ma soprattutto si fa pratica molto prima, no? Quindi io credo che il discorso di fare educazione sessuale a scuola sia importante, ma non tanto per sapere cos'è un preservativo, per, no? Per capire la tecnica, ma forse per conoscere e rispettare anche, no? L'ambito sessuale, per capire un attimino cosa vuol dire, no? Perché io credo che ci si possa arrivare gradualmente, ma almeno con una conoscenza, con una consapevolezza diversa, nonostante l'età, no? Quindi voi siete a favore o come la pensate sull'educazione sessuale a scuola? Perché qua si parla di andare già dalle medie, no? Di portare proprio l'educazione sessuale già dalle prime, sì, le prime anni delle medie. Che parla? Vuole. Io? No, beh, penso sia assolutamente utile, anche accostata magari a un'educazione in ambito familiare. Penso comunque debbano essere anche magari i genitori ad introdurre questo argomento assieme alla scuola. Sono d'accordo, perché il genitore poi è fondamentale, anche perché, cioè, te lo fa vivere anche diversamente, come normalità, no? Cioè... Camilla. Beh, io ovviamente sono favorevole, ma alle medie va benissimo e anzi è anche il periodo giusto per parlarne, e ovviamente io la penso come i miei colleghi e quindi credo che sia una materia fondamentale, fondamentale da affrontare in un periodo di transizione. Sì, poi è un casino, farla alle medie, raga, comunque, non so se vi ricordate alle medie. Cioè, sì, per ogni parola cose tremende. No, io mi ricordo che bastava una cazzata tipo: ce l'hai la penna? Sì, ce l'ho. Ce l'ha, schifo. Il mondo alle medie faceva schifo. Beh, però si possono trovare anche delle soluzioni divertenti, utilizzare cartoni animati, giochi. Fatto che mi ricordo che alle medie, quando ci avevamo fatto educazione sessuale, ci avevamo parlato di tutti i metodi contraccettivi, tra cui la spirale. Cioè, io c'ho quella roba... No, c'è la spirale? No, c'ho quella roba andata in testa. C'è un bimbo delle medie, non puoi dire che quella roba va là dentro. Per me
è esploso il cervello. Però è interessante che ne abbiano parlato, però secondo me l'hanno fatto in maniera un po' troppo specifica, un po' troppo, per un ragazzino delle medie. O ti traumatizza o te la dimentichi il giorno dopo, secondo me. Però anche, voglio dire, cioè è inutile nascondere, no? Cioè che i bambini nascono dai cani. Ah, no, beh, certo. No, cioè, voglio dire, ai tempi nostri c'erano ragazzine veramente che a 13-14 anni ancora pensavano che portasse la cicogna tra un po', no? Perché non avevano, no? Io dico, perché poi, giustamente dicevate, magari con dei disegni o dei fumetti, però poi in realtà uscendo da scuola, no? Parliamoci chiaro, adesso, quante ragazze o quanti ragazzi a 13-14 anni non sanno, no? O non conoscono il sesso, l'organo genitale maschile e femminile, come funziona, o non hanno già avuto esperienza. Quindi è un po' come il discorso delle materie scolastiche, no? Se tu non me le rendi utili, restano distanti da me e diventano poco interessanti. Quindi io dico, se affrontiamo una materia come questa, ma ben venga Giacomo che fa vedere che cos'è una spirale. Magari la spirale adesso è un'esagerazione, perché poi in realtà è una cosa che no, esatto, una sceglie più avanti. Però parlarne tranquillamente, parlarne proprio liberamente, ma soprattutto bisognerebbe offrire un servizio, perché ci sono delle persone, ragazzi, giovani, che magari si trovano ad avere dei problemi, per dirti, fa ridere, ma non c'è poco da ridere. No, però... mi ha fatto ridere Tizio nei commenti. Sì, anche a me. Cosa scritto Tizio? Un grande. Con i caratteri speciali. WhatsApp, hai detto. Ok, così pronti. Ma chi è che ha bambini in casa che stanno giocando e facendo un casino? Chi è che picchia i bambini in casa? No, qualcuno c'ha bambini in casa e... Forse sono i miei vicini. Forse sono i miei bambini. Ma il tuo fidanzato è sempre nell'altra stanza chiuso? Sì, sì, sempre. Tutti i lunedì. Con la coperta. Dice, no cavolo, è lunedì, devo stare al freddo fuori da solo. Sì. Comunque un problema che si può generare appunto dal non fare educazione sessuale, non prendere consapevolezza, insomma, dell'argomento, può essere che nelle prime volte che si scopre appunto la sessualità, magari anche a 14 anni, 15 anni, si possono commettere errori fatali non per la vita, ma anche, oddio, dipende dai punti di vista. Ma è quello il discorso, cioè essere consapevoli di questo, cioè no, perché poi alla fine, ripeto, un tempo si scopriva, no, parlo dei miei genitori, lo scoprivano facendo, tant'è vero che io sono figlio di ragazza madre, quindi l'ha talmente scoperto che è rimasta fregata, no? Però nel tempo, cioè oggi come oggi, io vedo tante ragazze molto giovani, no? Ma al di là di questo, della procreazione o dell'accoppiamento in generale, no, ci sono però, perché poi si parla di sesso, ma si parla anche di organi, no? Quindi sia per il maschio, ci sono degli aspetti sessuali, tra virgolette, che tipo la grandezza, la posizione, tante cose, no? È vero che si possono scoprire poi strada facendo, ma mettono tanta ansia. No, perché la diversità, la paura, a volte, cioè, si creano delle deviazioni mentali, su questo neuroscame ce lo può dire, proprio perché uno magari si sente diverso o non ha l'accettazione, no, dell'organo sessuale, quando invece parlarne con tranquillità, con naturalezza, come il corpo nudo, no, noi abbiamo sempre questa cosa di coprirsi anche in casa con le famiglie, no? Cioè, c'è un po' questa cosa qua che il nudo non va bene, invece è una normalità. Dipende anche dal senso del pudore, però, che hai. Cioè, magari alcuni c'erano molto più... Tipo, io quando andavo in piscina, non... Sì, perché l'ho fatta tipo per 10 giorni, non riuscivo a farmi la doccia senza il costume, perché mi vergognavo, ma non per chissà quale difetto fisico. Anch'io. Mi vergognavo. Cioè, dicevo, no. Non da noi c'era un delirio di nudismo, invece, aberrante. ma scene, ragazzi, che io non mi dimenticherò mai. Sono piantate qui, ma non le dico perché ci bannano. No. No, delle cose tremende. È che sai quando facevi calcetto con gli amici, facevi la doccia assieme, era un casino, un discreto casino.
ma divertente. Camilla, stanno passando 200 ambulanze a casa tua. Ti ho mutata per esperimento per vedere se eri tu. Sono eri venuti tu a prendermi. No, no. Sì, sì, finalmente hanno trovato il mio indirizzo di casa. Oh. Finalmente per loro, finalmente per te, finalmente per noi. Per loro, per loro. Ah. E parlando di stress e di ansia, no, come dicevamo, cioè, abbiamo nominato i like, quindi la dipendenza, no? Abbiamo visto un video di Andrea che ha pubblicato ieri sul fatto che adesso per affrontare una qualunque interrogazione, si parla di ragazzi giovani delle medie, no? Quindi prime superiori, non è che prendono delle gocce per tranquillizzarsi, no? Quindi c'è questo nuovo trend di aver bisogno di un qualcosa per superare fondamentalmente un'interrogazione. A proposito nostro di parola di sesso e di pudore, ma si parla qua in ogni caso di un limite di comunicazione, no? Perché ci sta l'ansia, no? Di prestazione davanti a un esame, davanti a un'interrogazione, ma addirittura abituarsi già a quell'età a prendere delle gocce, che poi siano fiori di Bach, che siano qualunque cosa, ma in classe come trend, proprio come dire, ti do 10 gocce così. Non lo so, come la pensate voi? Come la vedete? Beh, io l'ho detto nel video, la mia, cioè secondo me, a prescindere che siano fiori di Bach, omeopatia, o in casi più gravi ovviamente anche Xanax, spero di no, però non sono assolutamente d'accordo, perché a prescindere da tutto non è normale che un'istituzione come la scuola ti spinga a trovare una soluzione all'esterno, cioè la scuola dovrebbe mantenerti nella tua comfort zone o comunque anche farti uscire dalla comfort zone, ma farti crescere in maniera costruttiva, e se arrivi a dover utilizzare questi rimedi, a prescindere che siano naturali, secondo me c'è qualcosa che non va. Secondo me però conta tanto anche il fattore gruppo da quel punto di vista, cioè io condivido un sacco quello che ha detto Andrea, magari però questi rimedi o così ce l'aveva solo una persona, vai a sapere perché. La moda, dice. Scusa? Scusa, no, dico, diventa una moda, scusami. C'è quel rischio lì, no? Nella microclima classe, del ah, guarda che figo, quello prende queste cose, e tutti lo fanno. A me è capitato in terza, quarta superiore con lo snuff, il tabacco da naso, che ce l'aveva un mio compagno di classe, Ale, tutti quanti. Scusa, secondo, ma quello è un'usanza tipica della Germania, o sbaglio? Non lo so, da noi si usa tantissimo, però... Voi lo conoscevate? Voi altri? Sì? Sì. Ah, ok, allora sì, non ho mai visto... No, perché l'unica volta che me l'hanno fatto provare, l'ho provato, è stato in un locale tedesco, dove c'era questo tedesco che mi ha detto, metti il polso, metto così, mi mette il cosino qui, e fa... Ma tu non devi farlo con gli sconosciuti questa cosa, cioè, non... ma senza chiedere, no, ma era, no, ma era non funziona come magari non era tabacco, sì era Marco che dà il buon esempio, no era tabacco al mentolo, cioè era una cosa naturale. Vabbè, no, quello che volevo dire io è che proprio, cioè, veramente il microclima classe alle volte crea delle situazioni per cui magari tu non lo faresti, non, cioè, ma lo fai non tanto perché è la scuola che ti impone di fare questa cosa per dover per forza essere attivo, per dover essere produttivo, eccetera eccetera, ma magari c'è anche una dinamica che è nel sottobosco e non si vede, del proviamo questa cosa perché fa figo. C'è anche molto quella dinamica lì nelle scuole. Vale, tu cosa dici? No, beh, io ero completamente d'accordo con Andrea, quindi avevo poco da aggiungere. Cioè, tantissime persone si sono concentrate sul dire ma comunque le gocce sono naturali, ma il problema non sono tanto le gocce, cioè non è tanto importante che le gocce siano naturali per il discorso che stava facendo, quanto, cioè, è abbastanza inquietante il fatto che gli studenti si sentano in dovere di prendere delle gocce prima di una verifica, che è un qualcosa di normalissimo. Cioè, comunque, penso sia assolutamente normale avere un po' di ansia positiva prima di un'interrogazione, cioè quell'ansia che comunque ci spinge magari a fare un compito, ad esempio
so che domani ho un esame, non è un esempio, domani ho davvero un esame. quindi faccio anche di passo, così domani sono preparata. Però quest'ansia non deve diventare poi un ostacolo, qualcosa che ti porta a sentire il bisogno di un rimedio esterno prima di svolgere un compito semplice come una verifica, capito? E qui non lo so, concordo anche con l'argomento di, cioè con le argomentazioni di Giacomo, penso che il gruppo faccia tanto in questi casi. Finita la live, Valentina si fa una raglia, ragazzi, incredibile. Una raglia. Va una roba pazzesca. Si gira. No, no, ritorna. No, secondo me comunque è anche una questione di proprio del, non voglio dire delle nuove generazioni, però dell'ultimo periodo in cui si tende molto, soprattutto nella società occidentale, a voler evitare qualsiasi cosa, dall'ansia, ma anche al dolore, che in alcune situazioni, se non è esagerato, non è che va per forza sradicato, eliminato, cioè secondo me fanno parte della vita, è normale, quindi ovviamente nei limiti del possibile, quindi se non te lo consiglia effettivamente uno specialista, un medico, o non ne hai veramente bisogno, normalizzare certe cose secondo me è dannoso. Anche perché nel caso per esempio dell'università succede che ti viene ansia per un esame lecito, senti proprio quel magone che ti mangia lo stomaco appena prima di dare l'esame, parlo dell'università, non parlo delle superiori in questo caso, però quello poi ti dà un precedente per affrontare gli altri esami, ti dice minchia ce l'ho fatta con quello, perché non ce la devo fare adesso? E quindi a me è capitato per esempio di avere ansia per gli esami così tanto che dicevo magari non lo do. Poi ne davo uno e dicevo, ma sì, iniziava la striscia positiva, non la striscia nel senso la linea positiva, cioè davo esami a quel punto. Se mi fossi bloccato prima per l'ansia e non avessi dato quel primo esame, magari anche gli altri non li avrei dati perché dicevo, ho ansia e via. Vito, relax, non hai detto banalità, però la tengo come chiusura dopo, perché hai detto una cosa invece giusta e anch'io la penso così. Però voglio sentire prima Giusy e Camilla, così sempre sull'argomento. Immagino che allora, sei... io tipo all'università c'avevo delle amiche che ogni tanto prendevano le goccine prima degli esami. No, no. E mi chiedono, vuoi? Naturali o... Si può dire se naturali? No, o... okay. No, non naturali. No, non naturali. LSD. No, non quello. No, non quello. E ovviamente in quel caso non era il problema il sistema universitario, ma era una questione più interna, diciamo, personale, perché comunque stiamo parlando di persone adulte ormai all'università, in triennale, insomma, sì, più o meno adulti. Secondo me, oltre, vabbè, sono d'accordo con tutto quello che avete detto fino ad adesso, non darei soltanto la colpa alla scuola, più che altro, ma secondo me anche le famiglie in questo hanno un ruolo importante, sulla pressione sociale, sull'ansia che ti viene prima di un'interrogazione, di un esame, è tutto un sistema un po' complesso. Ma nei commenti io stavo leggendo che appunto ci sono genitori, professori che incoraggiano all'uso di queste soluzioni. Scusa Andrea, posso chiederti una cosa off topic? Dovremmo andare a Padova, si può dire? No? Certo. Sì, sì, ci vedremo a Padova, no? Mi sono stati recapitati dei biglietti per il volo, ma è stato messo l'indirizzo giusto? Perché qui dice che abito in Cina, a Shanghai. No. Lo posso far vedere, non è un problema, cioè nel senso è un indirizzo completamente sbagliato. Aspetta. C'è scritto tipo Shanghai. No, io ho messo l'indirizzo, no, ho messo Cagliari. Giuro, no. Giuro, aspetta. E guarda. E vabbè, inoltrami la mail, perché sennò è... No, si legge, ma... Eccolo qua. Ah, meraviglioso. Non penso di essere io. E poi è figo prendere un volo se sei cinese da Cagliari per andare a Padova. Sì. Interessante. Come non ne ho idea, girami la mail, devo controllare. Provo a mandarla, dai, ok, dai, era giusto un off topic. Adesso controllo io perché magari a me risulta New York. Bravo viaggetto. Abbiamo bisogno di un tour operator in pillover che ci organizzi tutti i viaggi, perché dopo un po' esco di testa. Camilla, invece lo chiedo a te, perché in realtà l'atteggiamento, o meglio, il consiglio di prendere le gocce, di prendere le vicine, ultimamente sento tante persone che vanno allo psicologo e sento attacchi di panico, ansia, consigliano subito delle medicine.
Allora, no, infatti avrei talmente tante cose da dire su questa roba, a parte il fatto che se non sono naturali sono praticamente delle droghe a tutti gli effetti, quindi con la dipendenza, modificano le strutture del cervello, quindi se si può evitare, questa è la mia opinione, sarebbe meglio evitare. Ma poi in generale questa cosa, come anticipava anche Andrea, è un po' il sintomo di una società che non permette le emozioni negative, quindi non ci permette non solo di elaborarle, ma nemmeno di sentirle a livello fisico, che è fondamentale perché le emozioni sono legate alla, si dice di pancia quando uno agisce emotivamente per un motivo, sono molto legate al nostro corpo, ci danno delle reazioni e non imparare ad affrontarle purtroppo significa A, non avere gli strumenti un futuro per fronteggiare le situazioni stressanti, ma poi anche dare, tra virgolette, il merito del nostro successo, dell'interrogazione andata bene a un farmaco e non a noi stessi. Questa cosa sembra una banalità, ma ha degli effetti assurdi. E in realtà noi siamo anche messi relativamente bene in Italia, perché in America vanno direttamente di smart drugs, che è ancora peggio, quindi si prendono le microdosi di anfetamine. Per esempio il Ritalin, tutti i medicinali per i disturbi da disattenzione che danno maggiore focus, maggiore attenzione e questi ragazzi, soprattutto al college, li prendono per performare meglio, studiare di più, tanto che ormai gli altri di riflesso li prendono perché altrimenti non hanno gli stessi effetti delle persone che prendono i farmaci, quindi si crea proprio un meccanismo. Questo, scusate, ti interrompo, ma questa cosa del normalizzare le sostanze, ma anche l'LSD o sostanze psicoattive, non solo da un punto di vista proprio di riuscire a trasmettere tranquillità, si è diffuso anche nella Silicon Valley, cioè tutte le start-up, tutte le persone che lavorano in quegli ambiti, normalmente si fanno quotidianamente di queste microdosi e dicono che non sono dannose perché sono talmente micro che non influenzano negativamente il loro quotidiano. Mi sembra un po' strano, perché comunque poi si arriva all'assuefazione e ne hai sempre Certo, bisogno, no? Quindi, il vero però... problema No, vai, è vai, vai. quando le prendi per un po', cioè nel senso effettivamente il microdosing in sé per sé non è così negativo, nel senso che obiettivamente può aiutare per certi versi e non ha lo stesso effetto che ha una dose massiva di una certa droga o di un certo principio attivo. Però se la usi tutti i giorni arriverai a sviluppare una tolleranza, come per tutte le sostanze, e quindi te ne servirà di più e arriverai a non avere più una microdosing, ma a farti di una droga. Infatti questa Quindi cosa anche lì. l'hanno detto, cioè me l'hanno scritto nel video, mi hanno scritto, ma guardate che in America sono messi peggio. Ho detto, vabbè, ma che significa? Cioè, nel Sì, senso, sì. questo è banalismo, cioè va bene, però... Questa tendenza a spostare l'attenzione sempre su qualcos'altro quando si parla di qualcosa, cioè proprio tipica dei social, Che vabbè. fastidio, No, ma fastidio poi pieno. c'è da dire che molto probabilmente No, no. uno guarda, non lo so, queste realtà perché anticipano di solito di qualche anno le tendenze anche della Esatto. nostra società, ecco, purtroppo. Comunque Però effettivamente. cioè non so quanto sia, non conosco questo ambito, però potrebbe creare assuefazione anche un medicinale naturale, cioè ne devi assumere sempre di più perché non ti fa più effetto. Come dà Allora. assuefazione la Coca-Cola? Cioè nel senso che Ok, può essere, fai con no, la non saprei dirti Coca-Cola? il meccanismo esatto con No, cui nel è, senso che... probabilmente. No, nel senso che cioè, la bevo spesso, ora sto Vabbè, riducendo caffeina, caffeina. dici che è quello? Non sono gli zuccheri? Perché a volte capita che tipo Sì, non ce no. l'ho e dico, cioè sono proprio infastidito. Madonna. Vabbè, quello potrebbero essere gli zuccheri comunque a fare quell'effetto lì, in realtà, cioè sono un po', anche lo zucchero Comunque, ha un po' quel al di meccanismo là lì. del danno fisico, no? Che può portare sicuramente l'assuefazione a livello chimico, il problema è proprio il gesto, no? Cioè il pensare di non essere in grado di affrontare una situazione e io ho bisogno, no? Che sia un palliativo, che sia un medicinale, o che sia io ho bisogno di qualcosa, no? Che arriva dall'esterno. Cioè, Sì, esatto. giustamente in chat dicevano, però non demonizziamo la scuola perché fondamentalmente no, non tutte le scuole sono così, ci mancherebbe. Io quello che dove volevo arrivare, vorrei arrivare al fatto che è importante, soprattutto che voi, no, la vostra generazione, parli a quelli subito dopo, no? Perché
Don Milani diceva sempre che il più grande deve insegnare al più piccolo e il troppo grande non può arrivare al troppo piccolo, no? Perché c'è un divario di età e quindi non si riesce a comunicare. Cioè, se lo dico io, dicono questo è il classico che rompe le balle. Se lo dite voi, magari no, vi ascoltano. Però è veramente importante capire come far trovare questa forza, questa capacità di riconoscersi capaci di affrontare. Ma prima non so chi è che l'ha scritto in chat, ha scritto una cosa del genere, ma è un po' il concetto anche del rock and roll, cioè di essere liberi, di essere noi stessi, ma di riuscire a non aver paura di esserlo. E questo vi faccio una domanda, perché è vero che noi ci lamentiamo del sistema scolastico, no? Ma è anche vero, tornando al discorso della famiglia, che oggi come oggi un insegnante, se esce dalla lezioncina, no? E esce dalle nozioni e si permette di o parlare al ragazzo o al genitore o di dare il consiglio o anche di sgridarlo, viene o denunciato o menato dai genitori, no? Quindi mi viene da dire, a questo punto, di chi è questa responsabilità di informare i ragazzi su come possono comportarsi, ma soprattutto di quali strumenti loro sono in grado, no, di riconoscere in loro stessi? Perché ci sono gli strumenti, voglio dire, voi state facendo l'università e non mi sembra che siate né dipendenti né assuefatti da medicinali, tranne la Coca-Cola di Marco, ma che lega, no? Però poi, cioè, mi viene da dire, come possiamo iniziare a spiegare a sé? Perché poi, scusa, l'ultima cosa poi faccio parlare a voi. Il problema delle nuove generazioni è l'incongruenza tra quello che viene fatto e quello che viene detto, no? Perché il nozionismo fino a se stesso, di qualunque tipo di informazione, poi non riscontra una verità nella realtà. Cioè loro poi si trovano veramente tra di loro, fuori dalle scuole, fuori di casa, ad affrontare la vita in modo diverso. Sembra quasi che a scuola ce la raccontano in un modo, in famiglia ce la raccontano un'altra, ma poi la realtà è un'altra ancora. Perché poi la verità, la sapete, basta andare su TikTok, la sapete la verità, la sanno tutti. No? È come continuare a dire che i bambini nascono sotto il cavolo, è uguale. Mm-hmm. No? Quindi io dico, come possiamo... A chi dobbiamo rivolgersi, secondo voi? Dobbiamo dire agli insegnanti, riprendete il vostro ruolo? O alle famiglie, anche lì, riprendete il vostro ruolo? Vale. Ma secondo me è... Vale, vale, sì, sì. No, è più un venirsi incontro. Cioè, quando ci si lamenta di un sistema, bisogna essere consapevoli del fatto che noi siamo parte di questo sistema, no? Quindi sicuramente ha responsabilità la famiglia, hanno responsabilità i professori, ma abbiamo una responsabilità anche noi. Quindi magari sicuramente i genitori potrebbero evitare di fare pressione sugli studenti e lasciarli un po' più liberi nel loro percorso di crescita scolastica. Gli insegnanti magari dovrebbero evitare lezioni puramente frontali che si limitano a un passaggio di informazioni e magari tralasciano invece gli aspetti umani legati alla riflessione, legati comunque all'interesse nei confronti dello studente nel conoscere anche i suoi pensieri. E invece penso che ogni studente debba sviluppare un po' una consapevolezza nei confronti della scuola. Cioè dobbiamo chiederci, parlo del mio caso specifico, io mi sono chiesta perché sto facendo l'università, perché ho deciso di continuare col mio percorso di studi fino al diploma. E anche se mi sembrava, anche se avevo l'impressione che quel sistema avesse come priorità semplicemente i numeri, il voto, io ho dato a quell'esperienza un significato diverso, un significato mio. Magari non sarò la studentessa da 30 elogi ogni volta, però io ho individuato in questa cosa un mio percorso di crescita personale e credo in questa cosa, e quindi questo mi priva un po' di quelle pressioni che avevo prima, di quelle pressioni esterne. Cioè è un percorso che vedo proprio come personale e quindi lo faccio perché spero possa darmi qualcosa proprio umanamente, culturalmente, e quindi ecco, mi sono slegata da tutte quelle pressioni. E come hai fatto però a farlo? Cioè come consiglieresti un ragazzo o una ragazza di 13-14 anni
no? Di fare la stessa cosa che hai fatto tu. Come sei riuscita a trasformare questa informazione? Perché è questo che è interessante. Forse ho smesso di studiare per puro nutrizionismo, ho smesso di studiare per il voto, anche se appunto, come dicevo, sembrava quella la priorità, e ho iniziato a farlo per interesse, quindi prendendo quello che mi faceva crescere. Quindi penso che magari delle persone che si trovano a vivere un'ansia spropositata nei confronti della scuola debbano un po' ridefinire il perché lo stanno facendo e capire che farlo per il voto, per soddisfare le aspettative dei genitori o di chiunque altro, non è qualcosa di sano. Quindi ecco, forse dare la priorità a se stessi, alla propria salute mentale, e prendere questa cosa come un percorso di crescita, del tipo sono entusiasta perché questa cosa riesce a darmi qualcosa, riesce a cambiarmi come persona. Quindi proprio rivoluzionare il concetto di scuola, cioè secondo me si è proprio perso un po' il senso di scuola. Non so se sono stata chiara. No, sei stata chiara, e non solo ti dico che secondo me, io la vedo come te, ma non per altro, perché la scuola, come ha detto Andrea, forse nel video, è quel momento di formazione, okay, che quindi al di là delle nozioni ti permette poi di affrontare la vita, no? Sai quanti adulti io incontro nel mio percorso, con anche con quello che faccio, che ancora non hanno trovato quel senso che tu stai dando. Cioè c'è gente che sopravvive, ma questo perché alla base gli hanno insegnato appunto andare a scuola perché devono imparare quelle quattro nozioni, non sanno neanche perché sono stanchi, sono insoddisfatti, perché l'insoddisfazione poi arriva, perché un conto è se, come dici tu, io trasformo l'informazione e studio per far crescere la mia persona, per far crescere la mia anima e il mio intelletto. Un conto è se sono qua perché devo, per un voto o perché me l'hanno detto, che cioè devo stare qua. A me piaceva la lezione di religione solo perché era l'unica materia in cui si parlava di attualità e si creava un dibattito tra noi studenti. Perché è importante, in effetti, quello che forse, e mi permetto di dirlo, ma perché vedo che spesso molti insegnanti non lo fanno, è quello di creare un dialogo. Ma io non voglio parlare male degli insegnanti, perché voglio dire siamo, ma perché infatti la scuola deve insegnarti ad avere un senso critico delle cose, non prepararti al lavoro, che già i lavori, cioè lo standard della scuola ti prepara a dei lavori che andavano bene 20 anni fa e che tra 20 anni non ci saranno più, perché ora si stanno tutti evolvendo verso l'automatizzazione. Cioè la scuola non ti deve insegnare quello, ti deve insegnare a ragionare, ti deve insegnare a inquadrare, anche grazie alla storia, un contesto politico. Cioè ti deve insegnare queste cose, ti deve insegnare a come votare, a votare in modo giusto, insomma coerente, ognuno ha la propria espressione di voto, però ti deve far capire il mondo, okay, ti deve... Cioè... È che a quel punto, secondo me, non bisogna parlare di scuola, ma di insegnanti. Ho finito. No. Io che volevo fare la clip... No, più che altro perché, cioè, la scuola ti dovrebbe insegnare. Sì, ma secondo me sta tanto anche nell'insegnante. Poi è chiaro che dipende anche dalla materia, perché se io sono un insegnante di matematica e devo spiegarti le equazioni di secondo grado, certo, no, non mi metto a spiegarti. No, però la cosa che vorrei toccare è proprio il fatto di dire, è veramente una figura che ti può cambiare la prospettiva di come vedi una materia, di come vedi una certa dinamica nel mondo, di come vedi le cose. E la figura dell'insegnante è veramente parimenti a un genitore a livello scolastico. E quindi, secondo me, bisogna entrare nel merito degli insegnanti, perché l'insegnante è una figura veramente importantissima che alle volte viene talmente demonizzata che sembra il portatore di informazioni, che di fatto non è. È non solo un portatore di conoscenza e un dispensatore di conoscenza, ma è anche una sorta di cogenitore, un surplus, quello che però forse fa ancora di più di un genitore, perché è una figura distaccata che ti può aiutare, con cui puoi parlare. Ovviamente deve essere però in un certo modo, deve ovviamente poter farti fare questa cosa. Per cui secondo me la figura dell'insegnante è importantissima. Sì, sì, ma è lo stesso discorso che non si dice, cioè non è la società, no? È la persona, perché siamo tutti noi, facciamo parte, quindi siamo tutti responsabili, no? Di qualcosa accada. Sono d'accordo di questo. Però
Io quindi sul discorso della figura dell'insegnante, purtroppo do la colpa ai genitori, perché sono loro che gli hanno tolto questo potere. Cioè molti insegnanti con hanno smesso di... Con le cattive gliel'hanno tolto. No, ma è vero, perché allora io ricordo ai miei tempi, se l'insegnante mi dava un brutto voto, mia madre mi prendeva a sberle davanti a me. Cioè, dava ragione all'insegnante a prescindere che lei avesse ragione o no. Però io tanto le prendevo, poi mi ascoltava forse per dare le mie ragioni, ma era l'insegnante. Oggi, insisto, che sono i genitori che hanno tolto quella responsabilità, e anche allora io capisco che ci sono gli insegnanti che per quanta passione ci possano mettere all'inizio, poi alla fine lo fanno come un lavoro come tanti, purtroppo è così. Ma resta di fatto che è la necessità del giovane, dei ragazzi, di essere stimolato verso un certo tipo di apprendimento, cioè quindi riconoscere anche la sua unicità, no? Perché parlando proprio di educazione sessuale, quindi di conoscere la verità, no? Di tutto quello che può essere una realtà anche sul discorso dell'ansia, quindi riconoscere un'emozione, poi abbiamo detto del rock and roll, quindi essere noi stessi, no? Essere liberi. Ma come fa un giovane ad essere libero di essere se stesso se non si conosce, se non ha gli strumenti per conoscersi? A proposito di strumenti, sì, comunque vuoi levare il tabù dello psicologo come debolezza, ma come atto di coraggio. Questo bisognerebbe passare questo messaggio con le ore fissa settimana guidato educatore e psicologo che ci seguono. Temi come questo, educazione sessuale e bullismo, sono d'accordo. Ma secondo me con le nuove generazioni è già, non dico che è passato, però stiamo facendo dei grandi passi avanti dal punto di vista dello psicologo visto come debolezza. Anche secondo me. Il psicologo ci andavi se stavi proprio sui... ora non più, ora non più. Adesso... ora tutti, anzi ci vanno tutti, quindi secondo me stiamo andando nella direzione giusta. Sì, molti lo fanno come le gocce, come diceva Giacomo, no? Ci va, perché adesso se non vai dallo psicologo sei sfigato. Capito, dico, quindi è positiva questa cosa, nel senso che non viene più come debolezza, cioè nel senso... È vero, no, Camilla, che adesso c'è, no? Se non è lo psicologo... No, io stavo facendo una battuta del no, è vero, sei sfigato se non me lo dico. No. Assolutamente. C'è un conflitto di interessi, qua. Però oddio, in questa cosa ovviamente bella del fatto che sia sdoganato l'andare dallo psicologo e che è diventata una cosa normale, socialmente accettata, si può dire, da lì ci può anche uscire un tema, cioè, ok, è aumentata la gente che va dallo psicologo, è un bene che sia demonizzato, cioè è un bene che si sia socializzato lo psicologo, ma è un po' un male che c'è tanta gente che si sente in esigenza di andare da uno psicologo, vuol dire che... Ci sono due facce della stessa medaglia che però, insomma, una preoccupa molto. Certo, vuol dire che sicuramente le persone stanno male, soffrono. Ma io insisto, perché continuo a tornare lì, è perché non c'è verità. Cioè, c'è un'incongruenza, no? Tra la realtà e quello che viene raccontato. Noi ce la stiamo ancora raccontando, no? E io veramente osservo voi... dire, avete, no, in un'età dai 20 ai 30 anni, siete in quel regime, ma osservando, ma per l'esempio, no, ad esempio la sorella di Andrea, no, che è più giovane di 10 anni, ha un atteggiamento veramente diverso rispetto a voi, ma rispetto a voi a 15 anni, cioè, perché le sanno, cioè, noi continuiamo a raccontare un qualcosa che è obsoleto per loro. No, ed è normale che ci sia in questo caos, no, emozionale, ma anche proprio di vita vissuta, loro vanno in confusione. Cioè, è normale che diventano fragili. No? È un po' questa la questione. Cioè, Giacomo, tutto bene? Sì, mi è entrato un mostro nell'occhio, non l'ho capito. Io ho fatto un malissimo. Infatti lo scusate, mi ha distrutto l'occhio. Scusate. Non a caso, ragazzi, scusate, ma non a caso, io insisto, i video di Valentina, no? Cioè, dove lei fa delle riflessioni. Allora, porta degli argomenti
talmente profondi che a volte dico, porca miseria, cioè questa c'ha 20 anni, 21, cioè... E Vale, ma tu che età hai che ti segue? Non hai un'età adulta, eh? E perché proprio hai 52 anni? Ma no, in realtà... Hai anche dei ragazzi giovani che la seguono? Sì, sì, un po' tutte le età in realtà, perché i temi che tratto, bene o male, coinvolgono un po' tutti. Sì, no, dico, però hai anche un pubblico giovane che riflette con sì, te. Sì, sì, sì. Appunto dico, sì, cioè, sì, quindi, sì. Credimi, a volte io vedo i tuoi video, cioè resto io, no? Stupito che ho 53 anni, e dico, ma se ci sono dei ragazzi giovani, quindi si parla 13, 14, 15 anni, che sono in grado di fare le riflessioni che fa Valentina, vuol dire che c'è la capacità di riflettere, di conoscere la vita per quella che è, anche con un certo peso. Certo. E secondo me soltanto conoscendo il peso puoi renderlo leggero, se no... Io l'altro giorno ho fatto quel seminario che avete visto, lo streaming, ho fatto delle domande che cioè, mi guardavano così, come dire, questo è fantascienza, cosa sono le emozioni? Cioè, no? E tu dici, ma non te l'ha mai spiegato nessuno cosa sono le emozioni? Ed è importante perché le vivete tutti i giorni, cioè ci convivete con le emozioni, ci convivono, no? Forse fino a una certa età non si fa lo sforzo emotivo di... cioè non ci non si introspeziona, mettiamola così. Sì, non ci si pone sì, proprio no. Il problema. Ma non me ne frega niente fino ad una certa età, in che senso? Come? Fino ad una certa età, cioè, quale età? Per esempio, cioè, fine ai 16, no, non vai a chiederti di solito, poi dipende, c'è anche i ragazzi che lo fanno, però non vai a chiederti cosa sono le emozioni, cioè non fai grossi ragionamenti di tipo emotivo. Però Marco... No, non è vero. Scusa, vale, chi se ne frega se non si fanno le domande? Ma tu dagliele le informazioni. Cioè, sì, certo, quello è giusto. Preparale. Poi, come diceva l'Italia, no, che mi scappina. Scusa, Vale. Non sono d'accordo, perché principalmente tutte le persone che in realtà hanno meno di 16 anni e si fanno queste domande, a volte si sentono anche strane, perché spesso le persone a quell'età sono focalizzate su altre domande. E quindi ecco, ci si sente un po' gli unici e quindi magari si reprime questo aspetto, però c'è tanta introspezione anche a quell'età. Anzi, visto che si sentono diversi solo perché sono introspettivi. No, perché se torniamo al discorso, no, della moda di prendere le gocce, cioè io immagino che ci sia gente che si vergognerà di dire non le prende. No? Cioè, uscire anche dal coro, essere diverso anche in questo è un casino, per questo che è importante parlarne, ed è importante anche i social vanno utilizzati come li utilizzate voi, perché è importante veramente dare certe informazioni, no? Essere un esempio che può servire, può far riflettere, può far conoscere, però c'è anche una sorta di hanno paura un po' di esporsi in generale a quell'età, cioè tipo l'età i primi anni delle superiori. Comunque stavo guardando appunto quel convegno che hai fatto con i ragazzi, e quando gli facevi quelle domande, cioè loro rispondevano tipo l'empatia, magari sapevano anche cosa, cioè sapevano spiegarlo, però non si esponevano troppo, come se esporsi troppo dal punto di vista emotivo, specialmente in quell'età, è visto come... Che cazzo dici, in sostanza? Perdonatemi il termine, però. Come... Non lo so. No, oppure semplicemente ti vergognano. Sì, c'è anche sì, il però, della però la vergogna è data dal fatto che poi vieni visto come troppo emotivo e quindi ti possono insultare in ogni modo. Ma non solo, Secondo me è anche solo la vergogna di parlare quando tutti gli altri sono in silenzio. Cioè, un sacco di... Io ce l'ho avuta questa cosa. Cioè, mi ricordo che quando prima a determinati eventi io volevo dire la mia, cioè io, per me era una sfida con me stesso, io dicevo Andrea alza la mano e dillo, ma iniziava a battermi il cuore, andavo nel panico, per fortuna poi l'ho superata questa cosa, però non è perché mi vergogno di quello che sto per dire, anzi ne vado fiero, però ho paura perché mi vergogno, perché ci sono tante persone, ho paura di sbagliare, di sentirmi giudicato, però non è perché risulto sfigato, è proprio nel fatto in sé di parlare mentre tutti gli altri ti ascoltano, secondo me è questo.
Sì, che poi quello dipende anche molto dal carattere, cioè io ce l'ho ancora adesso questa cosa. Anch'io come voi. Sono sempre rimasto, no scusa, lo stavo leggendo perché stavo aspettando. Sono sempre rimasto molto colpito dal video della Vale che giovanissima tratta argomenti con una competenza, completezza, profondità e rispetto. Che Di quale commento Valentina carino, sta parlando? grazie No, no. Di quale Valentina sta parlando? Se c'è la link in chat, dove la seguire? Come sei simpatico. Ah, ma tu! Certo. E Jack ha 41 anni, quindi non è proprio un bambino, non è un ragazzino, però giustamente. No, sono d'accordo, in effetti voglio dire c'è anche la vergogna, c'è tanto, però io insisto che sul fatto per ritornare a queste gocce, no? Che possono essere una moda, possono essere quello che vuoi come discorso dello psicologo, è vero che una linea guida e un bisogno di essere, tra virgolette, supportati c'è, no? Perché poi c'è per noi adulti, figuriamoci per voi giovani. Però io credo che veramente sia, come avete detto prima voi, una responsabilità del singolo, no? Di tutti noi, quindi che siano insegnanti, genitori, amici, ma semplicemente anche voi, no? Perché continuiamo a parlare di influencer proprio perché abbiamo scelto delle persone che sono utili, no? Nel loro modo di comunicare, in quello che dicono e quello che esprimono, perché c'è bisogno di modelli da seguire, perché Giacomo ridi. Perché ci stanno facendo di zoom su Valentina. Sto giocando con una candela, sputate adesso. Porco cane! Hai visto l'utilità degli influencer? E ricordiamo, Stavo ascoltando, competente, giocavo solo completa, con una candela. profonda e rispettosa. Stavo Sto giocando ferito. con una candela. Signore. Va Io bene, pensavo ragazzi. a come sarebbe stata diversa probabilmente la mia vita se avessi avuto anch'io da Bene, dati i adolescente la congiuntivi. possibilità di Bravissima. vedere, ora, di vedere video come i nostri, come quelli di Vale, insomma, Mamma tutti i vari mia, che che ti arricchiscono. autoreferenziale. No, ma no. Ma veramente, cioè, sarebbe stata completamente diversa la mia vita. Invece, quando c'erano, cioè, i social della mia adolescenza, diciamo, erano Instagram, tutte foto patinate, tutta Malefica. apparenza, Vero, totalmente cioè, tossico come ambiente. bruttissimo. Invece, sarebbe stato molto diverso anche forse affrontare l'università dopo, se avessi avuto qualcuno, un punto di riferimento, anche che non conosco, virtuale sul web, che mi rassicurava. È vero, non ci sono contenuti riflessivi, non c'erano contenuti riflessivi in quel Ma periodo. dove? C'era, passatemi in termine, meno bisogno. Forse anche, forse anche. Meno, Non lo so. cioè, pochi no, io lo sentivo parecchio. Comunque, Non lo so, se comunque è strano penso ai miei perché. la vostra età. Comunque è strano perché questa live è come titolo ha, dunque, vabbè, sesso, like e. Rock and roll. Like sostituisce una parola che sappiamo qual è, però alla fine, mentre parlavamo di like, siamo arrivati a quell'argomento che abbiamo sostituito parlando di medicinali, cose. Siamo arrivati a gente che No, si inietta nella ma Silicon Valley. era voluto, nel senso che il like è visto proprio come una necessità, come una dipendenza, perché in realtà poi ne avete parlato anche come aiuto, no? Come si chiama FOMO, FOMO. FOMO. esatto, se non ti arrivano i like, oppure se non cresce il profilo, oppure se non ti seguono, o addirittura se ti tolgono il follow. A quel punto lì ti prende proprio, no? Cioè, c'è una dipendenza, perché è vero, come c'è una dipendenza dal cellulare, c'è una dipendenza dai social, però era proprio, abbiamo sostituito solo la parola per essere un po' più moderni, se no era sesso, droga e rock and roll, faceva un E avremmo po'. E dovuto quindi adesso mettere parliamo trap. di rock and roll, no? Parliamo di gruppi metal. No, in realtà rock and roll, no, Ma in realtà come frase poi. nasce l'anno in cui sono nato io, nel 69, come frase questa proprio. Woodstock? Da un giornale, no, da un giornale, se non sbaglio, Life, che mise proprio per descrivere la società così edonistica, no? Un po' Pippi. e parlò proprio di sesso, droga e rock and roll, proprio nel 69. Poi invece viene scritta una canzone successivamente che si chiamava proprio Sesso, droga e rock and roll, però pensa che noi avevamo
se non sbaglio si chiama Bacco, Tabacco e Venere in Italia. Beh, già eravamo avanti proprio, no? Sempre un vabbè, però Bacco, Tabacco e Venere è un po' più soft, romantico. Sì, però è, è lo stesso concetto. Perché in realtà poi in America era, nasceva da tipo alcol, donne, e era una triade sempre così. Però il concetto della lussuria proprio, del peccaminoso. Sai che stavi dicendo, Vale? Del piacere, no, sempre in merito a cioè il rapporto con i social, stasera, un po' la dipendenza dai like, dai numeri, così c'è anche tanto la paura proprio di essere dimenticati in generale, cioè ovvero del dover postare in modo costante. A voglia. Eh beh, perché i social ti abituano ad una velocità incredibile, purtroppo è vero, sui social viene dimenticato tempo, boh, 2 giorni forse, cioè una roba, anche quando succedono gli scandali, no? Infatti tu vai a vedere, oddio, è stata fatta la shitstorm, ma secondo me una persona non se ne dovrebbe preoccupare troppo, perché purtroppo al tempo dei social, dopo 24 ore, è come se si resettasse la memoria di tutti, è come se fossimo tutti dei pesciolini rossi, cioè non... Che bello. Non fai video per 20 giorni e perdi 700 follower, cioè così funziona. Invece c'è Giuse che le pubblica un mese e lei resta lì tranquilla. Assurdo, questa cosa è proprio... cioè... Rispetto, perché sorella, io sono Giusy, mia madre. Perché lei era... ho paura a toglierti il follow. Allora ragazzi, siccome domani mattina sia Valentina che Marco hanno un esame e... in culo alla balena, ragazzi. No, no. Aspettavamo Veronica per salutarla perché sta arrivando da Roma, neanche a fare la posta, però non ce la facciamo, quindi questa sera finiamo un po' prima. Finiamo adesso. E quindi salutiamo tutti, ringraziamo il nostro regista Marco. Forse ci vediamo a Padova, cioè ci vediamo a Padova con chi vuole vederci, però no, non tra di noi, con le persone che ci seguono. No, in realtà questo Marco riesce ad arrivarci, forse facciamo la live da Padova, ma non è sicuro. Non si sa se si riesce tecnicamente, se no la prossima live sarà forse martedì. In ogni caso, il 31 mattina siete al museo, no al museo, alla mostra Occhio in Gioco. L'Occhio in Gioco. Che è una mostra multisensoriale, molto particolare, da tecnologia, storia, e insomma, poi ce la racconteremo. E arte contemporanea. Vi faremo vedere tutto. È di Padova. No. Perché vedo doppio? Perché due Neurosgami? Ma che Neurosgami si è sdoppiato. Sei da due dispositivi. Ciao Vero. No, non è Veronica. Ciao Vero. C'è Vero in chat, ragazzi. Ciao Vero. Ciao Vero. Ah sì? È in chat. Non è che sparo solo cazzate, mi chiedo. Cioè, nel senso, non è che per una volta che dico... Siamo abituati, di solito è così. Va bene, ragazzi. Allora, dai, salutiamo. Ci vediamo settimana prossima in ogni caso. E... buona continuazione di